Dunque, io leggo perché sennò non mi sento in imbarazzo, se non riesco ad avere i punti dei quali voglio parlare. Cercherò di Però sai essere. che è male ed è So che giusto, ed è giusto male, però ho questo. bisogno di dei riferimenti concreti, pratici, per poter andare avanti, insomma, mi sento più a mio agio. Freud con l'ipnosi aveva cominciato a intuire che i risultati terapeutici ottenuti dipendevano strettamente dal rapporto tra medico e ammalato, e tra medico e paziente. Quello che voglio sottolineare soprattutto oggi è questo, che mi pare che ci sia una sorta di una tendenza perlomeno a dimenticarsi che il trans è il motore principale del cambiamento nella psicoterapia psicoanalitica, nella psicoanalisi. E quindi è importante sottolineare, risottolineare l'importanza del transfert. E la differenza principale tra l'approccio psicoanalitico e gli altri orientamenti di psicoterapia è il trattamento e l'analisi del transfert. E solo la psicanalisi lavora sulla sua interpretazione e sulla sua comprensione. Il transfert è un tema, e il suo trattamento è un tema molto dibattuto, e spesso i vari orientamenti psicoanalitici non si trovano d'accordo su come trattarlo. Io poi cerco di fare una panoramica su quelli che sono i principali orientamenti nel trattare il trans. Per quanto riguarda il nostro campo, il campo appunto della nostra pratica clinica di psicoterapeuti ad orientamento psicoanalitico, si ha appunto l'impressione, come dicevo prima, che si sta innestando una sorta di timore nel trattare il trans. E in effetti il trattamento del transfert ha una storia fatta di evitamento, di conflitti e dibattiti fin dagli esordi della psicanalisi. Ma come tutti sappiamo, come ho detto anche prima, da ostacolo alla psicanalisi, alla psicoterapia è diventato il suo motore, il motore principale. La psicanalisi è fondata sul transfert. Breuer decide di abbandonare il caso di Anna O proprio per le difficoltà a gestire il transfert. Io direi anche che forse gestire anche contro transfert, nel senso della sua difficoltà a gestire sì il transfert della paziente, ma a capire come lui poteva gestire il suo contro transfert. E questo in qualche modo ci dà un po' l'idea di quanto siano indissolubili, inseparabili la natura del transfert e del contro transfert. La storia del caso di Anna O è piuttosto complessa, in quanto diede luogo ad una situazione appunto affettiva da transfert che Breuer non riuscì a dominare e che provocò una brusca rottura del rapporto paziente-medico, con conseguenze negative per la paziente, la quale non pervenne a una totale liquidazione della nevrosi. L'interesse di Breuer per questa sua paziente, alla quale egli dedicava assai più tempo che non agli altri pazienti, destò la gelosia della moglie. Si tratta quindi appunto di transfer, ma soprattutto anche di contro-transfer, quindi delle difficoltà soggettive probabilmente di Breuer. E questa natura controversa del transfert rimane comunque viva ancora oggi. Freud, per descrivere il transfert, usava una metafora molto efficace. Diceva, sarebbe come se come se chi volesse evocare uno spirito dagli inferi con formule magiche, una volta presentatosi lo rispedisse giù senza averlo interrogato. Il transfert in questa concezione viene evocato dalla psicanalisi, e in effetti non si può ricacciarlo indietro senza averlo interrogato, dopo averlo fatto emergere. Uno dei modi in cui viene trattato il transfert, che costituisce una modalità aggiuntiva al modello psicanalitico tradizionale, è quello che fa riferimento alla teoria delle relazioni oggettuali sviluppata da Kember, sulla quale poi mi soffermerò più avanti. La differenza principale nel trattamento dell'orientamento di Kember e della sua scuola sta nel trattare il transfert del qui ed ora, soprattutto nelle fasi iniziali della terapia, e non nell'interpretarlo geneticamente. Non che non si interpreti geneticamente il transfert nell'orientamento di Kember, ma nelle fasi iniziali si sofferma soprattutto nell'affrontare il transfert del qui ed ora.
questa cosa qui però non funziona, cade, c'è qualcosa di un po' più stabile, che è scomodissimo. Provo a cambiare il microfono. Perché il transfer nella concezione di Cambridge è inteso nella cornice della teoria delle relazioni oggettuali come una esternalizzazione attualizzata delle modalità relazionali interiorizzate nel passato. Quindi il transfer si intende riferito sia in relazione al terapeuta, sia in relazione con altre persone. Ma anche, diciamo così, che anche alla luce di quelle che vengono definite le nuove patologie, le nuove soggettività, mi sembra che dobbiamo un po' tutti interrogarci su perché oggi transfer è in qualche modo, sembra di essere diventato marginale nel trattamento di terapeuta e orientamento psicoanalitico. I cambiamenti degli ultimi 20 anni della nostra società, sui quali ci siamo interrogati, abbiamo fatto diversi convegni, abbiamo fatto quello del 2008, dalla volta di Ippo alla mente di... no, dal volto di, dalla mente di Ippo alla volta di Narciso. E narcisismo, politica e società, questi ultimi cambiamenti, questi ultimi 20 anni impongono che forse bisogna trovare nuovi modelli, nuovi strumenti per poter trattare le domande, nuove domande che arrivano oggi nella stanza dell'analisi. Sul transfer, sul suo modo di trattarlo nella psicoterapia psicoanalitica, dopo Freud si è scritto molto, e qui voglio dare alcuni brevi cenni facendo riferimento agli scritti di Freud stesso. Più avanti cercherò di delineare alcune modalità di trattamento del transfer suggerite da altri autori. Alcune cose ovviamente le sappiamo sul transfer, sono state dette e ridette, vale la pena anche in qualche modo ribadirle, che ogni uomo ha un cliché relativamente al suo funzionamento, sia nel campo delle relazioni sociali che nel campo affettivo e amoroso, e tenderà perciò a ripetere questo cliché anche con il terapeuta. A prima vista il transfer era sembrato un ostacolo al lavoro terapeutico, però Freud esclude che di fronte ad una situazione trasferale tipica, per cui una paziente si sente irrimediabilmente innamorata del terapeuta, si devono ricalcare i principi della morale comune, secondo la quale l'analista non debba mai e poi mai accogliere o ricambiare le tenerezze offertegli dalla paziente, o piuttosto indurre la paziente ad abbandonare le sue aspirazioni a proseguire il lavoro analitico. Freud ritiene del tutto insensato invitare la paziente a reprimere, a rinunciare, a sublimare le proprie pulsioni, e questo lo definisce un atteggiamento non analitico. E appunto, come ho detto anche prima, Freud diceva che sarebbe come aver evocato uno spirito dagli inferi con formule magiche, e che come se lo rispedissimo senza averlo appunto prima interrogato. E questo ci fa dire quanto sia centrale per il procedimento analitico e lavoro sul transfer, ma ci fa anche pensare che il lavoro analitico può essere pensato come un trattamento che in qualche modo richiama o anche genera il transfer. Su questo mi soffermerò un po' più avanti. Secondo Freud, dunque, è necessario lasciare persistere nel paziente i bisogni e i desideri come forze propulsive al lavoro e al mutamento, ed evitare quindi di metterli a tacere. Il transfer è causato per certi versi dal trattamento analitico, ma il compito del terapeuta consiste principalmente nel mantenere saldo l'obiettivo finale, e cioè la risoluzione dei sintomi del paziente. E le pulsioni che si muovono con il transfer hanno una carica così potente che bisogna saperla utilizzare nonostante le difficoltà oggettive a mantenersi entro i limiti che la morale e la tecnica prescrivono. La paziente in qualche modo deve imparare dal terapeuta ad oltrepassare il principio del piacere. L'analista sa bene di dover lavorare con forze altamente esplosive e di dover procedere con cautela, ma non si possono vincere nevrosi con mezzi banali. L'attività terapeutica analitica è fatta anche di, come ha sottolineato con la metafora Freud, anche di ferrum ed ignis, e non si deve temere di maneggiare i moti psichici più pericolosi e di padroneggiarli nell'interesse del malato. Mi viene a dire un po' come se un chirurgo della sala operatoria, anche uno che vuole fare il chirurgo, si impressionasse per il sangue, insomma, perché come dire,
quando si è in sala operatoria la prima cosa che succede per attagli il paziente è che esce il sangue, e se ti impressiona il sangue forse non è il tuo mestiere, vuol dire magari c'è qualcosa, puoi fare qualcos'altro. E un po' in qualche modo anche il transfert, se ci impressiona il transfert forse insomma, dobbiamo capire come mai possiamo essere impressionati. Nel 1901 Freud definì il transfer in questo modo: sono edizioni, copie degli impulsi e delle fantasie che devono essere risvegliati e resi coscienti durante il progetto, il progresso dell'analisi, in cui però, e questo è il loro carattere peculiare, a una persona della storia precedente viene sostituita la persona del medico. Vi sono traslazioni il cui contenuto non differisce in nulla da quel modello. Sono delle vere e proprie ristampe o rifacimenti. Nel 1909 Freud generalizzò in qualche modo così: il transfert si instaura spontaneamente in tutte le relazioni umane, quindi comincia un po' a estendere la concezione, esattamente come nel rapporto tra malato e medico. Esso è dovunque l'autentico supporto dell'influsso terapeutico e agisce tanto più vigorosamente quanto meno se ne sospetta la presenza. La psicanalisi dunque non crea il transfert, quindi c'è già un po' una differenza rispetto alla concezione precedente, semplicemente lo svela alla coscienza e se ne impossessa per guidare i processi psichici verso la loro meta. Tutti i fenomeni di transfert hanno in comune la ripetizione nel qui e ora della terapia, ma anche nella vita ordinaria ed emerge in maniera spontanea, per cui la psicanalisi non crea il transfert, non è un prodotto artificiale della psicanalisi, ma con essa emerge in modo prorompente. Rispetto alla concezione del transfert, ci sono state delle evoluzioni anche nella teorizzazione, anche nel trattamento. Uno di questi è quello della concezione della scuola interpersonale. E uno dei concetti che è stato messo sotto il fuoco della critica è proprio quello del transfer. Schaffer nel 76 diede una definizione un po' sarcastica, come dice, ma cos'è, una sorta di macchina del tempo, una time machine, secondo la quale il transfer, così come può venire concepito da una certa impostazione ortodossa, sarebbe una macchina da film di fantascienza che fa viaggiare il paziente attraverso il tempo, facendolo uscire dal contesto della situazione analitica e rivivere l'infanzia, per poi farlo ritornare di nuovo al presente, magari per elaborare quelle esperienze. Il transfer, in questo caso, in questa concezione, sarebbe una ripetizione esatta del passato, resa possibile dalla magia della psicanalisi. In realtà le cose stanno in modo un po' diverso. Il comportamento del paziente di fronte all'analista è la risultante di tutte le sue esperienze passate, accumulate negli anni, sia quelle infantili che quelle adulte, laddove queste ultime si sono sovrapposte a quelle infantili, modificando permanentemente il significato che esse avevano, e quindi rendendo impossibile una ripetizione pura del passato. Ciò che il paziente ricorda o rivive nella situazione analitica non è più il passato, secondo la concezione interpersonale, ma quello che rimane di esso dopo le modificazioni apportate dalle esperienze successive, le quali possono anche essere in certi casi ancora più importanti. Ma il comportamento del paziente all'analisi può essere la reazione non tanto al suo passato remoto e neanche al suo passato recente, quanto al presente, rappresentato dagli interventi dell'analista nell'Ich und Nun, della seduta. In altre parole, il paziente non ripeterebbe le sue reazioni al comportamento delle figure genitoriali, ma reagirebbe in modo più o meno inconscio al comportamento del suo analista. Così nel transfer l'enfasi non sarebbe più posta nel concetto di distorsione del presente a causa dei ricordi del passato, quanto nel concetto di percezione selettiva del presente alla luce del passato. Freud perfezionò il concetto di transfer negli anni seguenti, lavorando anche su altri casi clinici, ma la scoperta, come vedete, fu proprio con
collaboro di Broe sul caso di Anna. Un aspetto che voglio sottolineare ancora è un po', come dicevo prima, l'indissolubilità di transfer, tra transfer e contro transfer. Vari autori hanno studiato la scoperta del transfer da parte di Freud, andando a rivedere i dettagli della nascita di questo concetto. E due contributi in particolare possono essere menzionati, che sono stati pubblicati nell'International Journal di, adesso non so se lo pronuncio bene, Schatz e Chertok. Questi autori, per esempio, osservarono che forse non fu casuale il fatto che Freud scoprì per la prima volta il transfert di una paziente di Breuer e non sua, e che gli permise di proteggersi dai pericoli che in questi casi gli analisti corrono, di non fuggire spaventato come fece Breuer. In questo c'è, come dire, la natura indissolubile di transfert e contro transfert. Il concetto di transfert nacque quindi in questa situazione molto ansiogena, e secondo questi due autori è possibile che esso sia servito anche a scopo difensivo, per negare la responsabilità di aver provocato una reazione erotica o affettiva da parte di questa paziente e del proprio coinvolgimento emotivo con lei. Una cosa che vale la pena anche sottolineare è che le sedute con questa paziente si svolgevano a domicilio, nella sua camera da letto, e la tecnica prevedeva anche un certo tipo di induzione ipnotica e massaggi corporei. La nozione di transfer, insomma, secondo la quale non è il terapeuta responsabile della seduzione, ma un altro, padre della paziente, avrebbe una funzione rassicurante per il terapeuta stesso, il quale in questo modo, nella situazione analitica, cessa di essere una persona che diventa un simbolo di qualcun altro e quindi invulnerabile. Divenne famoso il commento di Freud, che fece Freud a proposito della scoperta del transfert: uno deve essere nei panni di Breuer per sperimentare la difficile situazione in cui Breuer stesso si trovò coinvolto nel caso di Anna O. Quello che quindi Schatz e Chertok mostrarono, e come altri vari autori, e come loro anche altri vari autori, è la possibile natura difensiva che il transfer può assumere per l'analista. Questa osservazione, che a alcuni può sembrare meno densa di implicazioni di quante ne abbia, è in realtà solo un aspetto dei molti cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi tempi, o più o meno contemporaneamente, nella teoria e nella pratica psicoanalitica. Infatti, ritenere il transfer non più e non solo una pura e semplice ripetizione del passato, ma in ogni caso una sorta di amalgama tra passato e presente, relativizza i classici ruoli dei due partner nella relazione analitica. Laddove, per esempio, l'analista non è più un osservatore neutrale, ma un partecipante osservatore. Questa definizione, tra l'altro, quello dell'analista come partecipante osservatore, è la definizione che Sullivan diede del terapeuta, e questo ci dà un'idea dell'influenza che la scuola della psicanalisi interpersonale americana ebbe sulla psicanalisi ortodossa, o meglio, ci mostra come un diverso modo di pensare, concettualizzare il transfer e la relazione analitica si fece strada nella storia della psicanalisi, prima attraverso il pensiero di autori ai margini del movimento ufficiale o considerati dissidenti, per poi essere assorbito alcuni decenni più tardi dal pensiero psicanalitico ufficiale. Nella storia della psicanalisi era sempre stato teorizzato che per far ripetere al paziente il suo passato in analisi, cioè per far emergere il transfert, era necessario che l'analista si mantenesse neutrale e fornisse un setting stabile nel tempo, in modo da non inquinare la purezza dei derivati transferali. Al paziente veniva richiesta solo l'osservazione della regola fondamentale, la regola aurea, cioè di fare le libere associazioni, le quali, come Freud già intuì, in un certo qual modo, contraddicendosi, libere non sono dagli stimoli che provengono dalla situazione analitica reale. E fu questo tipo di teorizzazione quella che portò allo stereotipo degli psicanalisti come persone abbastanza silenziose, a volte estremamente silenziose, quasi animiche,
con un atteggiamento impersonale, vestite magari sempre in grigio o comunque in modo anonimo, tale da non far trasparire niente di sé nascosto dietro il lettino. E furono questi stessi tipi di comportamenti quelli che vennero poi considerati da alcuni autori critici come possibilmente difensivi nei confronti dell'emotività della situazione analitica e del coinvolgimento col paziente, particolarmente nel caso di analisti insicuri o privi di una certa, di una forte personalità. È in questo contesto che va inserita la recente scoperta della grande umanità di Freud con i suoi pazienti, della sua disinvoltura tecnica, come emerge spesso anche dalle pubblicazioni di resoconti di molti suoi ex analizzanti. Queste cose si sapevano da sempre, ma solo adesso negli ultimi anni riscuotono un interesse generale. Non solo, ma anche tutta la tematica della rivalutazione dell'importanza, dell'empatia e del calore umano da parte dell'analista. La psicoanalisi classica era ben consapevole dei pericoli di inquinare il setting analitico con un atteggiamento non neutrale da parte dell'analista, e per questo imponeva questo tipo di tecnica rigida, tesa ad escludere ogni tipo di interferenza del presente sul passato. Ma è proprio questo il punto: il fatto stesso che gli analisti classici erano veramente convinti che il passato potesse essere rivissuto in modo più o meno puro, come attraverso la macchina del tempo, imponeva loro di minimizzare l'influenza dell'analista sul paziente per non inquinare le prove del transfer. Non si dimentichi anche che allora si credeva ancora che il nucleo del processo analitico fosse l'interpretazione, cioè che la terapia venisse primariamente attraverso l'insight cognitivo. Ovviamente questo non è che non sia valido tuttora oggi, semplicemente stiamo aggiungendo. Più che in altri aspetti quali il rapporto emozionale, le funzioni educative, identificatori di contenimento, di holding del setting. E si credeva ancora che l'interpretazione per funzionare dovesse essere vera, pura. In altre parole, questa teorizzazione della neutralità analitica da parte della psicoanalisi classica tradiva una precisa teoria del transfer, la quale fu appunto quella che entrò in crisi. Secondo questa teorizzazione era possibile essere neutrali, solo osservatori e non partecipanti osservatori, era cioè possibile ridurre al minimo o annullare le influenze dell'interazione reale del manifestarsi del transfer. Secondo una più moderna concezione della relazione analitica, si assume che il transfer non è mai una pura e semplice ripetizione del passato e una distorsione del presente, ma che è una reazione presente, anche se selettivamente distorta alla luce del passato. Si può quindi accettare fino in fondo la nostra partecipazione come terapeuta all'interazione con il paziente, poiché è inevitabile, e oggi dobbiamo partire proprio da essa per comprendere il comportamento del paziente, che è sempre più un'amalgama di transfer, contro transfer, non transfer, passato e presente. Quindi da una parte non esiste più il transfert in senso classico e dall'altra, allo stesso tempo, tutto il comportamento del paziente può essere visto come transfert, cioè come una risposta al presente, ripeto, alla luce del passato, come è per qualunque comportamento. Ciò, ripeto, dico ancora e sottolineo, non significa svalutare l'importanza delle interpretazioni di transfert qui e ora della seduta, cioè a partire dagli stimoli che il terapeuta dà al paziente nell'interazione immediata all'interno del setting, stimoli che sono il punto di partenza per l'elaborazione transferale del passato, un po' come i residui diurni erano lo stimolo per la costruzione del sogno nella teoria freudiana. Inoltre questo cambiamento comporta che si abbandoni l'idea secondo la quale la realtà della situazione analitica è definita oggettivamente dall'analista e che si riconosca che essa è definita dal modo in cui la percepisce il paziente, o meglio dalla progressiva chiarificazione tra entrambi, paziente e analista. Il significato della realtà interpersonale quindi in questo modo viene relativizzato, non è più assoluto. Questo nuovo modo di concepire il transfer può avere varie implicazioni pratiche. Già da un punto di vista, per esempio, comportamentale, si noterà che un analista che lavora in questa prospettiva relazionale o interpersonale
non ha più quell'atteggiamento apparentemente neutrale di cui si parlava prima, a proposito della tecnica classica. Egli interagisce più liberamente col paziente, ben consapevole che un suo eventuale tentativo di nascondere o negare il suo impatto emotivo può solo portare a renderlo implicito, così da permettergli di esercitare i suoi effetti senza accorgersene. Una cosa che mi viene in mente adesso, Claudio, quello che siamo detti un po' quest'estate, che abbiamo letto un libro, casualmente, l'ho scoperto, non so se qualcuno ha avuto modo di leggere, il libro è Sul lettino di Freud, di Yalom, se non ricordo male, Yalom. Non so se qualcuno l'ha letto, se sia una, io lo suggerirei perché è interessante, è un romanzo in realtà, scritto da uno psichiatra, da un orientamento psicanalitico, però dove c'è un po' tutta questa questione del disvelamento o meno delle emozioni, delle implicazioni che questo può avere all'interno del setting. In questa condizione che vi sto descrivendo, l'analista non funge da specchio per il paziente, o almeno egli regge uno specchio di fronte al paziente tanto quanto il paziente stesso ne regge un altro di fronte all'analista. Egli inoltre non ripete al paziente la fase di rito con la quale lo invita a fare libere associazioni, e non solo perché, come molti autori hanno mostrato, questa richiesta è un messaggio paradossale e come tale frustrante per il paziente, che se non riesce ad eseguire questo compito può essere portato a vivere una condizione di inferiorità o inadeguatezza nei confronti dell'analista, ma anche perché a livello interazionale il messaggio trasmesso può essere un altro, ad esempio può significare che l'analista è solo un osservatore che non partecipa alla relazione e che il paziente, associando liberamente, fa emergere il suo passato. Questi sono gli orientamenti della scuola interpersonale. Inoltre, in questo orientamento, egli smitizza un po' l'uso del lettino, non attribuendo ad esso un significato universale o comunque non ritenendolo indispensabile per lo sviluppo del processo analitico. In questa prospettiva, volendo usare delle immagini suggestive, si può affermare che quegli analisti che mantengono uno stretto legame tra la pratica della psicanalisi e l'uso del lettino si comportano come se questo strumento dell'armamentario storico della psicanalisi fosse una sorta di feticcio o un altare sacro della religione psicanalitica sulla quale vengono immolati i pazienti per evocare lo spirito del loro passato. L'analista infatti non ha bisogno di nascondersi dalla vista del paziente, magari per celare qualcosa di sé, anzi sono proprio le sue reazioni nei confronti del paziente, bisogno di guardare l'orologio, sbadigli, leggeri sorrisi, mimica del viso, eccetera, quelle che costituiscono il materiale di una parte importante del lavoro analitico e che ci permette di conoscere attraverso quello che chiamiamo controtransfert alcune importanti qualità della relazione analitica. Allora, questo è in qualche modo, adesso non so quanto tempo ho parlato, scusa, quelli che sono alcuni dei nuovi orientamenti. Io mi voglio soffermare più un pochettino, se abbiamo ancora un po' di tempo, sull'approccio di Cambridge, della scuola di Cambridge, rispetto al transfert. Nella psicoterapia focalizzata sul transfert, che Cambridge, l'istituto PDI, Personality Disorder Institute, hanno messo a punto, il transfert cambia un pochettino, come dire, sia concezione teorica, sia anche il modo in cui viene trattato. E Cameron, che ha come dire, strutturato questa tecnica la tecnica psicanalitica di trattamento dei disturbi delle personalità con disturbi borderline, e che ha anche esteso alle nevrosi, con un testo che tra l'altro abbiamo anche tradotto come IPP, sono patologie di personalità di alto livello. Abbiamo tradotto qualche paio d'anni fa, adesso non ricordo quando è uscito, con Raffaella Cortina. Nel suo approccio sostanzialmente è un po' questo: le interpretazioni vengono fatte prevalentemente nel qui ed ora, concentrandosi su quello che Sandler ha indicato come con il termine presente inconscio. Ciò significa che la maggior parte delle interpretazioni si focalizzano sulle ansie correnti del paziente,
attivate nella vita quotidiana presente e nel trattamento. A volte le relazioni oggettuali conflittuali sono messe in atto e interpretate in relazione ai rapporti interpersonali in corso del paziente. Altre volte le sue relazioni oggettuali interiorizzate possono essere messe in atto e interpretate in relazione a terapeuta. E in questo ultimo caso l'interpretazione fatta dal clinico sarà un'interpretazione del transfert. Talvolta le relazioni oggettuali conflittuali sono messe in atto simultaneamente nella vita interpersonale del paziente e nel transfert. E questa situazione fornisce al terapeuta l'opportunità di interpretare il legame tra le relazioni oggettuali interiorizzate conflittuali del paziente e le sue attuali difficoltà nel transfert. Durante il trattamento è spesso facile collegare conflitti attualmente attivi nella terapia a relazioni ed eventi importanti del passato del soggetto. E le interpretazioni di questo tipo qua sono interpretazioni genetiche, cioè quindi siamo qui del transfer genetico del transfer. Quello che suggerisce Kernberg è soprattutto nel trattamento di disturbi di personalità, dei subigravi di personalità, che è bene evitare un focus precoce o eccessivo sul collegamento dei conflitti correnti con il passato del paziente, perché può conferire un carattere eccessivamente intellettualizzato alle sedute e proteggere il paziente dall'esperire i conflitti in modo immediato e affettivamente significativo. Al contrario, durante le ultime fasi del trattamento, le interpretazioni che effettuano connessioni tra la presente storia del paziente e le sue difficoltà possono servire ad approfondire ulteriormente il suo vissuto emotivo. E allora a quel punto sostanzialmente dice che le interpretazioni genetiche si fanno una fase più avanzata del trattamento. Nell'ambito del quadro di riferimento relazionale oggettuale, il termine transfer si riferisce alla esternalizzazione nel presente di modelli di interazione derivati da rapporti significativi nel passato. È un po' questo il cuore della definizione di transfer da parte di Kernberg. Tali modelli riflettono l'attivazione delle relazioni oggettuali interiorizzate del paziente nei confronti di una persona nella sua vita attuale. In particolare, le esperienze patogene e i rapporti del passato che hanno influenzato profondamente la struttura della personalità insieme alle difese mobilitate in relazione a tali esperienze tendono a essere messi in atto nelle relazioni interpersonali correnti e a dominare anche gli sviluppi del transfer. Nel modello di Kernberg, le prime interazioni significative investite emotivamente, come pure le fantasie e le difese che sono associate, arrivano a essere organizzate nella mente sotto forma di strutture di memoria o modelli relazionali interiorizzati, cioè sono le cosiddette relazioni oggettuali interiorizzate. Queste strutture psicologiche funzionano come schemi latenti, modi in cui l'individuo può potenzialmente organizzare la propria esperienza, che vengono attivati in particolari contesti. Una volta attivate, le relazioni oggettuali interiorizzate colorano il vissuto soggettivo dell'individuo e lo inducono ad agire e a sentire i modi che corrispondono alle relazioni oggettuali interiorizzate messe in atto in quel momento. In altri termini, il paziente mette in atto o esterna le proprie relazioni oggettuali interiorizzate nella vita quotidiana. Quando ciò accade, le strutture psicologiche si concretizzano e a questo punto è a questo processo che Kernberg fa riferimento quando parla di transfer. Io sintetizzerei a questo punto, arriverei nella psicoterapia focalizzata sul transfer e nelle modifiche che sono state fatte anche per le personalità, per le nevrosi.
vengono facilitate le attivazioni delle relazioni oggettuali interiorizzate e conflittuali del paziente, vengono facilitate, l'attivazione viene facilitata. Contrariamente al trattamento psicoanalitico tradizionale, in cui si pone l'accento sull'esplorazione delle relazioni interiorizzate del paziente, in relazione all'analista, nella TFP il livello del lavoro di transfer svolto nel paziente è piuttosto variabile. Nelle ricerche effettuate da Kemmer e dal suo gruppo, alcuni pazienti esperiscono subito le loro relazioni oggettuali interiorizzate in relazione al terapeuta, mentre altri evidenziano forti difese al riguardo. Nel caso del primo gruppo di pazienti, l'analisi delle loro relazioni oggettuali conflittuali può avvenire a un livello significativo in termini di transfer al terapeuta, del paziente al terapeuta, mentre per il secondo gruppo la stessa analisi sarà effettuata prevalentemente in termini di interazioni del paziente con altre persone della sua vita. Di solito l'analisi delle relazioni oggettuali messe in atto nelle relazioni esterne apre la strada all'esplorazione delle stesse relazioni oggettuali quando il paziente le mette in atto nei confronti del terapeuta. Quindi c'è un costante riferimento. L'interpretazione di transfer sostanzialmente nel modello di Kemmer avviene sia in riferimento a ciò che succede fuori, e quindi nelle relazioni esterne del paziente, sia in relazione a ciò che avviene all'interno della seduta con il terapeuta. Il transfer sul terapeuta non è qualitativamente diverso dai transfer esperiti dal paziente con altre persone. Tuttavia, nella vita quotidiana del paziente, le aspettative trasferali degli altri sono generalmente neutralizzate dalle risposte socialmente adeguate delle persone intorno a lui. Al contrario, nella psicoterapia focalizzata sul transfer, i transfer del paziente al terapeuta sono evidenziati e intensificati a seguito del mantenimento da parte del terapeuta di un atteggiamento neutrale. Pertanto i transfer sul terapeuta sono particolarmente interessanti, poiché sono messe in atto, queste messe in atto consentono al terapeuta di sperimentare e esplorare i conflitti del paziente con una immediatezza, intensità e chiarezza che mancano quando i conflitti sono esplorati, spediti, esplorati altrove. Io mi fermerei qui perché poi volevo anche, rispetto alla concezione della scuola di Kemmer sul conto transfer, volevo poi aggiungere delle cose. Quindi per il momento sul transfer mi fermerei qui e lasciare la parola, non so se a Chiara, di concludere la parte che riguardava il conto transfer, perché molte cose sono state dette sia da Chiara che da Teresa. Mi preme sottolineare quanto sia stato, come dire, un po' esorcizzato contro transfer, perché per quasi 40 anni è rimasto praticamente un po' vissuto come ha conservato un po' l'immagine negativa il contro transfer, anche perché Freud aveva raccomandato, una raccomandazione di Freud era che gli analisti mantenessero una neutralità e impassibilità, e questo fu un po' preso alla lettera. Effettivamente è un po' grazie soprattutto a Paola Heimann, che ha citato Chiara, non mi ricordo se l'ha citata anche tu, no, che comincia un po' a cambiare la prospettiva dell'utilizzo, del significato anche del conto transfer. E Heimann, non so più a soffermarmi su quello che disse lei sul suo lavoro, appunto non solo ha esorcizzato il fantasma, e neppure soltanto avviato e rivalutato il concetto, ma ha creato una nuova teoria specifica basandosi in primo luogo sui concetti cleriani di identificazione proiettiva e introiettiva. E nell'ambito della teoria cleriana, che Racker, che ha citato ancora Chiara, ha distinto due forme di identificazione, e che definisce identificazione concordante e identificazione complementare. Nella prima, nell'identificazione concordante, l'analista si identifica con la parte corrispondente dell'apparato psichico del paziente e dunque gli sperimenta in sé le sensazioni provate dal paziente. Nell'identificazione complementare il terapeuta si identifica con gli oggetti del transfer del paziente.
La svolta terapeutica decisiva avrebbe dunque il momento della presa di coscienza, della messa in scena del ruolo e della sua corrispondenza al ruolo dell'altro. Benché il realista sia fortemente e costantemente contagiato dal paziente, egli può svolgere efficacemente il suo ruolo, il suo compito professionale, se resta consapevole sia come regista che come spettatore dell'effetto che hanno i suoi pensieri e le sue azioni nella situazione analitica. Passerei a quello che è un po' uno che la concettualizzazione della scuola di Kernberg rispetto al conto trasa. Implicito nell'atteggiamento del terapeuta che il terapeuta sia osservatore partecipante, no? Ed è si riconosce l'importanza appunto del suo controtransfert. Il termine controtransfert in senso ampio include tutte le risposte emotive del terapeuta nei confronti del paziente. E il controtransfert è determinato, co-determinato da il transfert del paziente nei confronti del terapeuta, due, la realtà della vita del paziente, il transfer del terapeuta nei confronti del paziente, e quarto, la realtà della vita del terapeuta. Nella tecnica di cui dicevo prima, la terapia focalizzata sul transfer, si parte dal presupposto che il terapeuta abbia un flusso costante di reazioni emotive al paziente ed è il suo compito monitorare continuamente il proprio corpo transfer. I sentimenti che il paziente suscita nel terapeuta sono importanti quanto qualsiasi altro elemento, il soggetto possa comunicare a parole riguardo alla propria situazione interiore corrente. Infatti, uno dei numerosi modi che i pazienti utilizzano per difendersi consiste nel provocare atteggiamenti e sensazioni del terapeuta. Per esempio, un paziente che teme le sensazioni erotiche può suscitare in lui irritazione, straniamento o noia, mentre un paziente che ha paura di essere criticato può essere estremamente accattivante o comportarsi in modo da decenni. In alternativa, il soggetto che teme la sua rabbia può suscitare sentimenti di irritazione o addirittura di collera nel terapeuta, pur rimanendo calmo, o un paziente spaventato dai propri desideri erotici può comportarsi in modo seducente senza rendersene conto. In ciascuna di queste situazioni il paziente sollecita una risposta del terapeuta allo scopo di ridurre la propria ansia. I pazienti possono attaccare il terapeuta in modi sottili e socialmente adeguati, che inizialmente possono risultare quasi impercettibili. Il paziente di solito non si rende conto di ciò che sta facendo e anche il terapeuta può metterci un po' di tempo per accorgersene. Pertanto il terapeuta deve sempre prestare molta attenzione alle proprie reazioni e al proprio comportamento nei confronti del paziente e cerca di capirli entrambi in termini di relazioni oggettuali dominanti messe in atto in quel momento del trattamento. Nella fase iniziale della terapia i sentimenti che i pazienti suscitano nei loro terapeuti sono tipicamente espressioni di una relazione oggettuale difensiva del tipo di quelle indotte da pazienti sessualmente inibiti o timorosi di essere criticati. Più avanti nel trattamento è più probabile che il paziente provochi nel terapeuta sentimenti che sono un'espressione più diretta della relazione oggettuale da cui si difende. Per esempio, il paziente che suscita collera nel terapeuta rimanendo al tempo stesso inconsapevole dei propri sentimenti di rabbia, o il paziente che si comporta in modo seducente senza rendersi conto di farlo. I controtransfert di questo tipo richiedono al terapeuta di tollerare l'identificazione con il paziente quando è sotto il controllo di motivazioni conflittuali, aggressive, sessuali e dipendenti. Per utilizzare il controtransfert, il terapeuta consente al paziente di toccarlo internamente, stimolando affetti e rappresentazioni interiori che sono parte del flusso costante di messe in atto che caratterizzano il trattamento. In una determinata seduta, attimo per attimo, durante la seduta stessa, il terapeuta si identifica contemporaneamente con la rappresentazione del sé del paziente e con la comprensione dei conflitti del soggetto.
sul momento in cui la preda consente a se stesso di sentirsi coinvolto è praticamente in sintonia con un aspetto del mondo interno del paziente in relazione a un altro. Campbell ricorda un po' meglio recente, verrebbe a dire enjoy your fantasy, cioè godetevi le fantasie che sono che si attivano durante la relazione col paziente. Proprio perché si scarica la pila, proprio perché le fantasie che possono suscitare i pazienti, posso dire qualche cosa della vita del paziente. Le fonti, passiamo all'altro microfono, è più semplice, non si scarica la pila. Le fonti del conto transfer sono il transfer, come dicevo prima, verso il terapeuta, la realtà della vita del paziente, il transfer del terapeuta verso il paziente è la realtà della vita del terapeuta. Pertanto, mentre controlla le proprie reazioni nei confronti del paziente, il terapeuta mantiene un atteggiamento aperto verso l'esplorazione delle fonti delle sue reazioni. Nello specifico, egli si chiede sempre in che misura le sue reazioni nei confronti del paziente forniscano dati riguardo al mondo interno di quest'ultimo. Per esempio, non è raro che i pazienti facciano affermazioni del tipo vedo che è arrabbiato o sembra stanco oggi. In quei momenti è importante che il terapeuta prenda in considerazione ciò che la percezione del paziente può dire riguardo alla situazione emotiva sia del terapeuta sia del paziente, invece di focalizzarsi semplicemente o su una o sull'altra. Se l'osservazione del paziente corrisponde al vero, è utile che per il terapeuta riconoscerlo immediatamente, evitando di offrire una spiegazione o di scusarsi. Il riconoscimento onesto di una realtà condivisa aiuta a mantenere un'alleanza terapeutica realistica tra terapeuta e paziente. Tuttavia, una volta riconosciuta la realtà condivisa, il terapeuta deve aiutare il paziente a esplorare il suo vissuto nell'interazione con lui. Questa lì, no? Il lavoro del lavoro sul transfer, del contro transfer, del qui ed ora. Il terapeuta deve aiutare appunto il paziente a esplorare l'interazione con lui. Se il paziente nota che il terapeuta viene sonno durante una seduta e fa un commento al riguardo, il terapeuta può anche rispondere: ha ragione, mi è venuto sonno, ma il successivo intervento può essere: cosa ne pensa, che cosa significa per lei il fatto che mi stesse addormentando? Un intervento di questo tipo non è facile da fare senza assumere un atteggiamento difensivo e gestire questo modo il proprio agito parziale che richiede un elevato livello di responsabilità e onestà professionale. A parte riconoscere la veridicità delle percezioni del paziente, generalmente non è consigliato fare ulteriori aperture da parte del terapeuta. Un'altra cosa che aveva raccontato, non mi ricordo se aveva detto Kemmer qui in una nostra lezione o in un'altra occasione, e c'era una forse l'aveva fatto nella formazione che aveva fatto con noi sulla TFP, quando diceva che c'era una paziente che aveva detto che Kemmer aveva detto a lui: ma lei sta guardando il mio seno, no? E lui effettivamente si era trovato con gli occhi rivolti a seno evidentemente prorompente, non so, della paziente, e aveva riconosciuto che questa cosa qui fosse vera, e sul intervento è stato: va bene, ok, così, ma qual è il suo vissuto rispetto a questo, no? Cioè, nel senso che è inutile, diciamo, negare questa realtà, dopodiché cerchiamo di capire i significati nella relazione tra noi, cosa sta succedendo tra noi adesso. Diciamo, voglio andare veloce perché il tempo, vorrei lasciare tempo alle domande. Un altro problema è se confessare o meno, no? Che è molto dibattuto nella letteratura psicoanalitica. Su questo dico brevemente che sembra importante ammettere che anche l'analista può essere colpito e coinvolto, e che la neutralità, come anche hanno sottolineato Thomas e Kakele, comincia dopo aver sperimentato il contro transfer, e solo così esso agevola il compito professionale del terapeuta, distanziandolo dalle reazioni complementari che possono essere scatenate dagli impulsi aggressivi e sessuali del paziente.
in merito a questa questione del rendere partecipo meno il paziente della riflessione, delle riflessioni del terapeuta sul contesto, sul retroscena delle proprie interpretazioni, il mio parere personale è che si tratti di una questione estremamente delicata e che debba valere la regola generale dell'astinenza, sebbene per alcune patologie particolari e delle situazioni del tutto eccezionali si può valutare l'opportunità di comunicare le proprie riflessioni o eventualmente i propri sentimenti al paziente, ma non senza aver prima esaminato i possibili risvolti. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e passiamo alle domande.